Un augurio di buon lavoro alle donne e agli uomini del Partito Democratico, riprende l'attività politica per chi sta sui territori o nei circoli, ma soprattutto per i nostri amministratori locali e sindaci che hanno davanti delle sfide importanti. Da una parte la crisi economica che morde, le difficoltà a chiudere i bilanci, quindi dobbiamo essere a fianco dei nostri amministratori e i nostri sindaci devono fare il loro lavoro, cioè quello di dare servizi sempre migliori ai cittadini, agli operatori economici, alle famiglie, soprattutto perché hanno davanti delle sfide importanti, la costruzione degli enti di area vasta, della città metropolitana, devono essere delle occasioni per innovare dal punto di vista istituzionale, per semplificare la pubblica amministrazione, per stare più vicini ai cittadini e riuscire a dare il livello dei servizi che sono stati dati fino ad oggi a costi più contenuti, perché abbiamo sempre minori risorse, perché c'è la spending review, perché dobbiamo destinare sempre più risorse a un welfare che ce le chiede, perché ci sono gli anziani, perché ci sono i bambini, i soggetti più fragili, i disabili. E poi la sfida nuova di ANCI Lombardia, rinnoviamo tutti gli organismi dirigenti, sabato ci sarà l'assemblea che indicherà il nuovo presidente. Noi abbiamo individuato il sindaco di Monza, Roberto Scannagatti, a cui vanno i nostri auguri, così come a tutta la squadra del direttivo, le persone che si spendono per fare di ANCI un'occasione e un luogo in cui si discute di nuove politiche, di politiche per semplificare la pubblica amministrazione, ma per andare incontro ai bisogni dei cittadini lombardi. È il modo con cui il Partito Democratico Lombardo si mette a disposizione dei territori, dei cittadini della Lombardia e lo facciamo insieme perché siamo una squadra, chi lavora nei circoli, chi lavora negli amministratori locali e i nostri rappresentanti istituzionali. Insieme possiamo fare un buon lavoro in una fase in cui al Partito Democratico si guarda con attenzione e si chiede di indicare la direzione. Buon lavoro a tutti.